Alla fine del secolo, del millennio scorso, c'era un'associazione di università tecniche europee, quindi non collegate all'Unione Europea, che discutevano dei problemi universitari delle università tecniche. E fra queste c'è il fatto che tutti quanti andavamo in giro, i rettori o chi per loro andavano in giro a sentire cosa facevano di bello. E quello che c'era di bello fu a un certo punto l'idea nostra, è quella di prendere da una delle università, in particolare uno spunto, l'Università di Stoccolma, università in cui Stoccolma aveva diviso il concetto di gestire, quindi di governare l'aspetto strettamente universitario, quindi ricerca e attività didattica, dal discorso viceversa esterno, quindi andava dal gestire gli aspetti economici, ma anche industriali, ma anche quello che si vuole, e quindi fare le due. Allora da questa idea nacque la possibilità di, con i cambiamenti necessari perché i contesti sono diversi, di poterlo fare per il Politecnico di Milano. E quindi nacque l'idea di quello che poteva essere la modalità. Poi i giuristi, ci sono sempre giuristi, dissero che quello poteva essere benissimo visto all'interno di una istituzione che poteva essere chiamata fondazione. Nacque la fondazione del Politecnico, che aveva bisogno però di una legge di sostegno, legge di parlamentare, quindi venne coinvolto il Parlamento nelle sue due caratteristiche, il Senato e la Camera, per poter fare questa legge. Allora noi andammo in giro e per cercare di trovare le modalità tecniche dal punto di vista istituzionale per fare questa fondazione. Allora venne fatta una promozione presso i due rami del Parlamento per spiegare il perché della necessità o della opportunità, della convenienza di fare una fondazione, separando gli aspetti, diciamo, più universitari, quindi ricerca e formazione, che sono le basi dell'università, senza di quelle non c'è università. E quindi venne passato in Parlamento, ci fu una lunghissima discussione in Parlamento e durò più di un anno. E lì dobbiamo anche ricordare le persone che hanno lavorato, per quello in particolare allora, non so se era ancora onorevole o no, la dottoressa Maria Luisa San Giorgio, che era una delle persone interessate, e quindi venne parlando con tutti i gruppi parlamentari, tutti, dall'estrema destra all'estrema sinistra, si propose la nascita di questa nuova istituzione, che venne poi passata alla unanimità del Parlamento. Il mio sogno era quello di fare di una università un punto di effettivamente di innovazione e sviluppo nell'ambito dello Stato. L'università è una delle cose più importanti che ci siano per un paese. Un paese vive dell'università, è un centro di azione, di attività, di idee fantastiche. Andare a Montecitorio e a Palazzo Madama a parlare ai senatori e ai deputati spiegando il perché la fondazione. Questa era una opportunità da cogliere da parte delle persone intelligenti e brave all'involata. Allora il grado era stato quello di beccare prima le persone che potessero fare da sponsor tramite all'interno, poi lasciare libere loro di convincere i colleghi. Li hanno convinti. E quindi è passata l'approvazione.